Guardate queste miss, l'abbiamo vista già prima della pubblicità, sono le concorrenti della nostra miss, che è la ragazza che sta per entrare a Miss Universe. E allora che entri in studio la rappresentante per l'Italia Miss Universe, Carmen Panepinto. Benvenuta. Prego. Mi chiamo Carmen Panepinto, rappresenterò l'Italia alla finale mondiale di Miss Universo. Sono laureata in ingegneria elettronica e ora studio biorobotica. Bio? Biorobotica. Biorobotica, ok. Sì. Quindi una cosa complicatissima, così vista da fuori, credo che lo sia. Insegni anche? Insegni anche? Insegno ogni tanto, come passione, sì, però principalmente studio nella vita. Allora, c'è un motivo perché tu andrai a Miss Universo, per cui hai intrapreso questo percorso. Se ce la facciamo a scendere, posso, ti aiuto? Sì. Perché temo moltissimo questi gradini, eh. Attenzione. Grazie. Ce l'abbiamo fatta, evviva, prego! Guillermo e Mauro. Poco. Svasato. La cascata della mascella, entrambi. Svasato. Ecco qua. Allora, mi ha colpito tanto la tua storia perché non sapevo, confesso, che Miss Universo non è solo un concorso di bellezza, ma ogni partecipante, quindi ovviamente anche tu, anzi credo sia questo il motivo per cui vai, porta un messaggio, un messaggio che diventa parte integrante della partecipazione. Sì, infatti... Proprio come hai detto tu, Miss Universe non è solo un concorso di bellezza, ma dà proprio una piattaforma per le ragazze per diffondere il loro messaggio. E il tuo qual è? Il mio è quello dell'empowerment delle donne in STEM, che sta aspetta. Un momento. Empowerment delle donne in STEM. In STEM. Significa? STEM significa scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Ok. Empowerment sarebbe... Empowerment rafforzare le donne, incitarle, motivarle a intraprendere quella carriera. Sì, cioè incitare le donne a fare queste facoltà, perché sono poco frequentate dalle donne queste facoltà STEM cosiddette. Sì, infatti in Italia solo più o meno il 20% delle studentesse italiane fa una facoltà STEM. Quindi... Può apparire a qualcuno una contraddizione, no? Il fatto che si abbia un aspetto fisico così, insomma, che tutti vediamo, no? E si partecipi a un concorso che è questo, un concorso di bellezza, e invece un impegno sociale. Ma questa contraddizione non c'è. No, in realtà, no, per infatti, te. No, secondo me non c'è. Infatti, secondo me la bellezza e l'ingegneria non sono poi cose così contrastanti come pensiamo noi. Cioè, oramai c'è la suddivisione del lavoro. Pensiamo tutti che a ognuno viene dato un ruolo, a qualcun altro viene dato un altro ruolo, però in realtà partono dalla stessa base, secondo me. Quindi anche per esempio con Leonardo da Vinci, lui faceva disegni, era un artista, ma era anche un ingegnere, un inventore. Certo. Quindi partono dallo stesso concetto, lo stesso principio. Quando si dice la bellezza salverà il mondo, quando diceva Dostoevskij, non è la bellezza solo esteriore, ma dove c'è la bellezza, dove si trova anche assolutamente la ricerca scientifica, cosa c'è di più bello, no? Delle invenzioni che fanno progredire il mondo. Quindi c'è tanta bellezza lì, assolutamente. Prima che... Con qualche timore lasci la parola a Mauro e a Guillermo. È un omaggio alla bellezza. Aspetta, in tutti i sensi. L'ultima domanda, volevo sapere che prove farete, perché ci sono delle prove diverse dai soliti concorsi. Sì. Quali sono queste prove? Allora, la prima prova che faremo, che sarà il giorno del mio compleanno, tra l'altro, il 14 novembre, è l'intervista, che è quella che vale più punteggi, quindi dove viene chiesto informazioni su di noi, sulla nostra causa sociale. E poi il giorno della finale invece abbiamo tre prove che saranno il costume da bagno, che non dà punteggio probabilmente quest'anno, non si sa non ancora. Dà punteggio. Non si sa ancora di preciso, però probabilmente non darà punteggio da quest'anno, che hanno fatto un sacco di cambiamenti. Sì. E poi abbiamo l'uscita con il costume nazionale, che è un abito nazionale che rappresenta il paese. E ogni ragazza porterà il suo, il mio basato chiaramente sulla scienza e sulle scienziate italiane. Quindi com'è? Non ce l'abbiamo una foto? No, non si può. Ve lo posso raccontare. Siamo curiosi. Allora, parte dal concetto di buio, quindi sotto è molto scuro, molto buio. Poi abbiamo delle decorazioni dorate che rappresentano la luce, la luce che dà la scienza, fino ad arrivare a un grande sole, tutto intorno, che rappresenta proprio la luce. Quindi avrai un sole? Tutto un sole, sì. E poi tutta la scienza.
scienza che illumina via via il buio salendo. Salendo. Sì. Ma questo l'hai pensato tu, questo? Sì. Ah, l'hai progettato tu. Quindi non progetti solo mani bioniche. Sapete, lei ha progettato la mano bionica. La mano bionica, eccola qua. Quindi un po' mano bionica, scienza, ma anche un po' stilista, immaginando e progettando il tuo abito. Però, che ne dite, ragazzi? È bellissima l'idea che non ci sia contrasto tra la bellezza, l'apparenza e la sostanza, quella del suo lavoro. Ti chiedo, c'è un punto però non chiaro. Quando lei dice costume, intende il costume da bagno? No, è un abito nazionale. Ah, okay. No, no. Quello degli archetti. La prima uscita come abito nazionale. La prima uscita è un costume, poi l'altro è l'abito da bagno. Il costume da bagno, sì. L'altro invece è l'abito. Di bellezza, sì. E qual è il tuo abito? Quello del costume? L'abito nazionale? Sì. È quello che ho descritto. Guillermo, l'ha descritto. Era incantato e non ha seguito. Non ho capito. No, perché lui sai che è uno stilista. Allora, ha progettato quest'abito. Che inizia dal buio, la parte scuro, sotto, fino ad arrivare a un sole. Con la scienza. Rappresenta la scienza. E non c'entra niente con questo. No. Il costume invece è quello tradizionale del costume di bellezza. È il costume intero, un bikini, due pezzi, tre pezzi? Viene fornito dall'organizzazione. Nel mio caso potevamo dare una scelta, io ho scelto il costume intero. Intero. Più rigoroso. Rigoroso. Porca miseria. Ho preferito, penso che mi rappresenti di più. Sì, come... Ah sì? Perché lei non è... No. Di dove sei? Di dov'è? Di dove sei? Di dove sono? Di dove sei nata? Allora. Where are you from? Sono nata in Sicilia, però ho vissuto un po' in tutta Italia, infatti. Quindi sì, ma sei. La rappresentante nata di nascita, sì, di nascita, sì. I tuoi genitori dove sono? Allora, mio papà è siciliano, anche mia mamma è italiana, quindi comunque un po' in tutta Italia abbiamo vissuto. Quindi proprio rappresenti tutta l'Italia, sì, tutta l'Italia, sì. Io al concorso hai gareggiato per le Marche. Abbiamo anche le immagini, il momento in cui è stata proclamata. È stata proclamata rappresentante per l'Italia, Miss Universo. La ragazza che era accanto a te, che non so come si chiama, è quasi più felice di te. Guarda. È più felice lei che te, quasi. Bello questa complicità. È forzata, ma fa finta di... No, ecco. È finto tutto quello. Tutto. Le voglio strozzare. Quando le saltano addosso, la vogliono strozzare. A voglia. Lo sappiamo io. Ho fatti tanti di quei Miss Italia. Senti, ti vedo raggiante, quando è che parti? Parto giovedì prossimo. Giovedì. Due, e quanto starete giù? Staremo a El Salvador. A El Salvador, sì. Proprio che non è Nicaragua, come ho detto prima, scusate. Sì. A El Salvador staremo due settimane e poi la finale è il 18 novembre. Per i concorsi come si dice? Si dice qualcosa che non si può dire oppure in bocca al lupo? Ma buona fortuna, sì. Buona fortuna allora! Buona fortuna e viva Carmen! Carmen Panepinto, candidata italiana a Miss Universo. Oh, ti seguiamo noi, quindi mi raccomando. Buona fortuna ancora. Sì, no, certo, se vinci torni, ti facciamo una festa come si deve. Ciao. Ciao.